Ciao a tutti gli amici di Sport a chilometri zero, grazie naturalmente dello spazio che Antonio Bruno mi concede. Una piccola riflessione da addetto ai lavori e in un momento dove ovviamente il calcio dilettanti è veramente l'ultimo dei nostri pensieri. È una riflessione così che comunque sui social vedo che sta girando, nonostante che ci si concentri, secondo me, in maniera nemmeno troppo giusta su quella che è la stagione attuale, quella che verosimilmente dovrebbe concludersi, ma non si è ancora capito chi deve vincere, chi perde, quali saranno le decisioni più giuste che dovrebbero prendere in federazione, perché chiaramente non si tratta di buttare via un'annata così. Però non mi concentrerei su quello, anche perché secondo me diamo un po' troppo per scontato che questa stagione finisce, poi ne ricomincerà un'altra a settembre, agosto facciamo la preparazione, eccetera. Io credo che il mondo, per come si sta sviluppando adesso, anche drammaticamente, uso questo brutto avverbio, non ci consente di poter pensare troppo in divenire. Per cui per quello che sta succedendo adesso e quello che può essere la stagione in corso, io metterei tutto in ghiaccio senza affrontare troppo il discorso. Il discorso che secondo me il calcio dilettanti deve affrontare, ma in maniera seria, secondo il mio punto di vista, è quello che quando tutto sarà finito, ma veramente tutto finito, forse è l'occasione nel dramma di far nascere un piccolo fiorellino, ovvero quella riforma del calcio dilettanti che noi auspichiamo da tantissimi anni, perché un po' a destra e a sinistra si sente sempre lamentarsi, le categorie non vanno bene, i campionati come sono strutturati vanno ripensati, le spese sono troppe. Ecco, un momento come questo può essere paradossalmente l'occasione per ridare fiato alle idee di chi ha gambe, fiato, testa per ripensare il calcio dilettanti. Noi andremo incontro sicuramente un anno o due di grande difficoltà, perché verosimilmente tutti quelli che sono gli strumenti di autofinanziamento dei club, dalla Serie D fino alla terza categoria, che sono gli sponsor, che sono le sagre paesane, che sono i contributi volontari da parte dei soci, andranno drammaticamente a comprimersi. Ecco, nel contenimento delle spese ci rientrerà sicuramente il fatto di mettersi intorno a un tavolino e ripensare il calcio dilettanti sulla base delle conference, sulla base di mille idee che possono venire agli uomini di buona volontà e che possano veramente far sì che da una situazione così drammatica possa uscire una volta tanto una cosa buona. Secondo me questa è la strada da prendere. Alla fine di tutto, mettersi intorno a un tavolino e fare finalmente, insieme ai professionisti, la riforma del calcio italiano.